E salve Simmers, io sono Mary Shell e oggi siamo tornati in The Sims 4 con un nuovo Let's Play, un nuovo gameplay insomma, non una miniserie ma proprio un gameplay vero e proprio, puro, nel senso che giocheremo e basta e voglio creare una famiglia con un maschio ed una femmina. Questo però Let's Play sarà ispirato a cosa? Ad un rumors che ho sentito in questi giorni, ma che con molta probabilità, no, molta probabilità non lo so, però con buona speranza, diciamo, potrebbe diventare realtà, cioè un'espansione sui tropici o, se vogliamo, sulle vacanze al mare. Si sta parlando di questo in questi giorni. Ora, non sappiamo se questa espansione diventerà realtà, ma io sono molto fiduciosa, anche perché è una cosa che manca e quindi sono molto molto fiduciosa. Ma intanto che questa espansione esca o non esca, direi di creare una famiglia ad hoc, ragazzi. Sono contentissima di poter editare questo video, di potermici dedicare un pochino, almeno una volta a settimana a portare una puntata. Perché ultimamente sono stata super impegnata, avete visto che ho fatto solo live perché non volevo abbandonare il canale, quindi ho fatto soltanto live, ma adesso ho un sacco di voglia di registrare e giocare con voi. E niente, ragazzi, sono veramente contenta. Intanto questa simmina mi piace tantissimo. Cioè, semplice, semplice, però io la terrei così diviso. È una simmina diversa dal solito, l'ho creata col genere a caso, col dadino casuale, e mi piace proprio perché è un po' diverso dal solito. Vediamo se, no, la testa teniamo così. Sì, giustamente adesso la ghinderemo, la sistemeremo e magari vediamo se cambiamo un pochettino il colore della pelle, così, perché sennò le faccio sempre uguali. E ragazzi, sono troppo, ditemi nei commenti se siete contenti, magari vi lascio un sondaggino qua sopra e vi chiedo se siete contenti di un nuovo gameplay editato e curato, insomma. Allora, loro saranno soltanto coinquilini. Adesso li facciamo belli, li sistemiamo e creiamo questa famiglia tropicale. Quindi devono darci l'idea proprio dei tropici, perché li prepareremo per le vacanze al mare, diciamo così. E quindi, diciamo, non sarà una serie, ma sarà comunque una cosa molto ispirata. Oddio, bello. Allora, intanto vorrei scegliere il colore della pelle, perché altrimenti io le faccio sempre bianche, pallide, tutto quanto. Potrebbe essere anche tipo un po' mulatta, così, un po' scura, no? Bella. Sì, bella. E poi anche con qualche forma, magari seno. Mi dite sempre che è troppo grande. Lo facciamo un po' più giusto? La facciamo bella, ma molto umana. Ci sta. Oh, sì, mi piace. E vediamo un po' se i capelli. Ragazzi, poi dovrò editare questo video. È tantissimo che non mi metto lì a editare. Però mi piaceva la prima di pettinatura, vi devo dire la verità. L'ho già pensata riccia lei. Però. Oh, se la mettiamo tutta rasta. Non lo so, secondo me andava bene com'era, perché l'altro Rich l'abbiamo visto con tantissime sim, mentre questo non l'abbiamo messo tipo mai e a me piace un sacco. Iniziamo a vestirla. Ah, ovviamente loro di cognome faranno Tropical e nome vedremo. Poi magari, ecco, in live potremmo scegliere la loro casetta, la loro sistemazione, questo sì, perché no, perché no? Allora, direi di metterle qualcosa di carino. Come magliettina direi questa. Adesso devo scegliere assolutamente i pantaloni o la gonna. Sto cercando di non fare gli abbinamenti miei soliti che uso appunto come tipi di look, insomma, no? Voglio fare una cosa fatta bene, almeno per gli abiti quotidiani, e quindi chiaramente vi farò tanti tagli in modo da non rendere la cosa noiosa. Questi pantaloncini sono così carini. Ragazzi, non so come vestirla. Io la terrei così.
Oddio, è strana, ma sì che ci sta, che è strana, dai, ci sta, ci sta, ci sta. E poi le metterei delle scarpine, poi mi direte voi, insomma, vi lascio ai consigli, dai, ci può stare, visto che anch'io sono un po' indecisa, devo essere onesta, quindi mi raccomando, se avete consigli, consigliate. Allora, direi delle scarpine. Quali scarpine potrei mettere? Magari queste che hanno un mezzo tacchettino, però sono semplici semplici, ci piacciono. Ragazzi, sì, dai, l'abbinamento ci può stare, è molto molto tropicale, mi piace. Poi dovremo scegliere i tratti e tutto quanto, e anche il nome. Per il nome, vedremo, vedremo, ma mi sa che andrò sul semplice. E quindi questo è l'outfit quotidiano. Passiamo al resto, magari per il resto mi faccio aiutare dai tipi di look e poi cambio un po'. Perché altrimenti non esco più. Cioè, veramente, ragazzi, sì, non esco più. Ho scelto un tipo di look perché mi facesse già un po' il trucco così. Adesso punto su questo vestito che mi piace un sacco. E ho messo pochissimo a tutte le altre sim che ho avuto. Devo solo scegliere il colore e direi che tipo un arancione è molto bello. Ci può stare. E magari con un'altra pettinatura, ovviamente. Allora, una pettinatura o rasta. Sì, rasta. Rasta mi piace. Così, sì, perché elegante, ma non troppo, ragazzi. Parliamo di una famiglia comunque molto estiva, molto così, ci può stare, ci può stare. Poi scegliamo qualcosa come. Sì. Come abiti sportivi, cosa mettiamo? Cosa mettiamo? Mi piace così, devo dire. Molto carina. Sì. Sempre estiva, però ci sta, mi piace. Poi, abiti da notte. Adesso gli abiti da notte sono complicati perché non è che ci sia chissà quanto, soprattutto tra gli abiti interi, quindi potremmo sceglierle. Magari una magliettina da notte, oppure essendo appunto una cosa un po' estiva, possiamo anche fare un bel blu. Le sta bene il blu a lei? Sì, anche blu. Lo porta bene. Mi piace. E mutandine, mutandine, sempre sul blu, direi, così vanno bene. No, però non sono quelle sue. Quelle sue sono queste. Ci piace e mettiamole. Queste. Ma sapete che non le avevo viste queste ciabattine qua? Le guardo talmente poco. Sono ciabattine nuove, festive, vedete, sono tutte imbottite. Ma noi naturalmente li mettiamo tipo a vivere a Osi Springs al caldo. Dai, così, che bella che sei! E magari. Per la notte potrebbe avere i capelli sciolti, quindi, ovviamente un bel riccio. Oppure un riccio più che cade giù così. Sì, dai, per variare, un riccio così. Non sempre un riccio tutto bello così. È una persona normale, tranquilla e ci può stare. Poi, abiti da festa. Abiti da festa. So già che sarò indecisa, però forse no, non sarò indecisa perché è. Perché ragazzi, più tropicale di così non si può. Per ispirarci all'espansione, oddio, spero, spero che verrà. Ovviamente stiamo un po' sparando a caso, ma guardatela, cioè io non cercherei altro perché così è perfetta. Inoltre, questo tipo di look non l'ho praticamente messo mai a nessuno e quindi meglio di così veramente non si può. E poi ragazzi ho già pensato un po' al lavoro, voglio che facciano, cioè che lei faccia la freelancer, poi ne parliamo pian pianino nelle varie puntate. Ovviamente cerchiamo di non lasciare nulla troppo al caso, però ragazzi sarà sì, un let's play che so che comunque vi manca il let's play, cioè le miniserie sono belle, però ogni tanto ci sta anche il let's play quello vecchio, dai, quello vecchio, ormai vabbè. Quello che facevo io prima è passato, cioè nel senso lo facciamo sì in live, così andiamo dalle famiglie, ci divertiamo, ma è un let's play così tanto per fare. Così mi piace.
E quindi serve qualcosa di nuovo, di frizzante, di bello. Avevo voglia di giocare e quindi sì. Io ho la fissa per questo. Però questa volta cambierò e metterò tipo questo qua o questo qua. Allora, quale? Magari questo le sta un sacco bene di questo colore. Bellissimo. E poi, aspettate, sì, gli abiti estivi. Abiti estivi. Oh, vediamo un po', no, questo non le dona particolarmente, neanche questo, vediamo, questo un po' sì, però non lo so, però non lo so, qualcosa di diverso dal solito, vediamo un po', in questo caso il pareo potrebbe anche starci invece, perché sembra un vestitino, no? Sembra un vestitino, quindi sì, come abito estivo. Lo vedo bene. A lei sta bene l'azzurro. In più si abbina anche un po' al suo laccio. È una di quelle persone che stanno bene con l'azzurro. E le metterei tipo delle ciabattine sempre azzurrine. Sì, dai. È un po' da mare. È un po' da mare, però. Oh, mi piace lo stesso. Fatemi sapere. E poi. Ecco qua. Adesso qui ho un'idea. Per gli abiti, appunto, per il freddo. Allora, togliamole gli occhiali e tra l'altro potevo crearla con gli occhiali. Beh, vabbè, al limite vedremo più. Magari creerò lui con gli occhiali. Ci può stare benissimo. Perché io voglio metterle questa maglietta nuova nuova. No, in questo caso il blu non le sta bene. Però togliamo tutte queste cose, togliamo i pantaloni e mettiamole qualcosa di più carino. Sì, questa maglietta mi piace veramente un sacco. Allora, sì, così con questi pantaloni belli attillati sul fondo, li terrei anche neri, perché no? Per quando fa freddo vanno benissimo. E vediamo, magari degli scarponcini così sul giallino, no, giallino no, giallino no, così, sì. Sì, ragazzi, sto andando anche un po' veloce perché altrimenti faccio notte, veramente. Allora, taglio non tagli, faccio notte. Però in realtà è tutto molto pensato e studiato, non pensate. Allora, le calze non si vedono, quindi che ci siano o non ci siano è proprio indifferente. Allora, questi abiti per il freddo in casa, poi abiti per il freddo per uscire, direi che andiamo sui tipi di look perché abbiamo tanta scelta. Un po' particolare, mi piace, cioè è strana, ragazzi, è strana questa sì, però mi piace, cioè, è strana nel senso nell'abbigliamento, no? Perché di solito io l'abbigliamento lo faccio sempre abbastanza classico, quindi rivediamo tutto, abiti quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa, da bagno, per il caldo, per il freddo. Oh, mannaggia, da casa e per uscire. Perfetto. Allora, tratti. Io pensavo di far fare a lei la freelancer, quindi come aspirazione tratti. Ed eccola qua. Allora, ho messo che è un sim, una sim rinascimentale, perché per fare la freelancer dovrà sapere tante tante cose. È perfezionista, quindi migliora, diciamo, le sue abilità abbastanza velocemente. E odia i bambini, perché io vorrei che lei fosse un tipo che si dedica al lavoro di freelancer, che non vuole figli, ci sta, e è sicura. Chissà se cambierà idea riguardo i figli, ma per adesso lei odia i bambini, è un tratto che praticamente non metto mai e quindi volevo metterlo. Ed ecco qua la nostra Nancy Tropical. Però devo dire che stavo pensando, a lui ho messo Tropical, però lui non è della stessa famiglia, vabbè, facciamo finta che hanno due cognomi uguali, ci può stare. Lui, come pelle? No, io lo terrei solo lui un po' abbronzato, sapete? Per non fare tutto uguale. Allora, un po' di muscolino sì, ma non troppo. E un po' di pancia che fa sostanza, ci sta? Dai, su. La pancetta da birra, secondo me, un pochino ci potrebbe anche stare. Fa sempre in tempo a farsi i muscoli, via, via, che non ce li hai i muscoli. E come viso, allora, io lui lo modificherei poco poco, gli metterei tipo,
degli occhi un po' più belli. Più belli perché non mi convince completamente. Allora, andiamo da vicino a modificarlo. Allora, così, come dire, sono molto carino. E poi, il naso, ma lo farei, più o meno lo terrei così, magari appena più così, delle belle labbra. Sì, mi piace. Lui mi piace, devo dire, così, sì, ci piace. Cioè, ci piace, spero che vi piaccia anche a voi. Io direi che con lui così sta bene. Ha questo sguardo conturbante e adesso scegliamogli un po' tutto. Io coi maschi, ragazzi, non me ne volete, ma vado più veloce. Più che altro perché credo di aver perso tantissimo tempo con la femmina. E quindi, muoviamoci. Oddio, questa pettinatura da bravo ragazzo! Oh, sì, mi piace! Allora, e poi anche lui deve essere tropical, quindi gli mettiamo questa magliettina. No, no, non mi piace. No, ragazzi, questa magliettina. Allora, secondo me questa magliettina sta bene ai super muscolosi. Sì, però a uno normale gli fa l'effetto pirla, ecco, detto in modo carino. Quindi, o questo o questo, ragazzi. Un po' hippie. Guardate qua, ma guardate qua, cioè, ci rendiamo conto della figaggine. Allora, gli metterei questa maglietta e poi ci piace, bello, dai, abiti quotidiani fatti, devo dire anche che sì, mi piace, veramente. Adesso abiti da festa, li mettiamo ovviamente un po' più festosi, vediamo cosa ci offre il tipo di look, poi cambio qualcosa, ma giusto per avere una base, ma in realtà no, no, non mi ispira. Proviamo qualcosa di più carino così noi. Secondo me troviamo anche gran poco, però guardate questo ragazzi, lui sarà romanticone, dai, lui sarà un romanticone un po' rosa, ma lui è tipo, no, però ragazzi no, aspettate. Cioè, ragazzi, sono in vena di roba strana. Non so se si nota, ma io non ho mai vestito i sim in modo strano e quindi non lo so. Ci può stare per una volta. Non uccidetemi, cioè ragazzi, capitemi. Secondo me per una volta ci può stare una roba parecchio strana, tipo così. Perché lo so, non è il classico vestito, però secondo me, oddio, è da festa questo. Il berrettino così, glielo lascio il berrettino, gli lascio anche la maglietta, questi sono gli abiti sportivi, e eccolo qui ragazzi, sembra un quindicenne, ma volete mettere? Ma è bellissimo. Allora, queste sono le scarpe, e servono delle scarpe un po' gialline, così, perfetto, quindicenne però via. Lui lo vedo romantico, però anche un po' goffo, abiti da notte. Abiti da notte, potresti metterti, mio caro. Alla fine sto scegliendo tutto bene anche per lui, devo dire la verità. Non so, qualcosa di. Oddio, questo è molto tropicale, però più che abito da notte lo vedrei bene come. Non so, abiti per il caldo, quindi non tanto da notte. Potrebbe essere questo come abito da notte, però ovviamente con dei pantaloncini adatti, appunto, tipo anche solo le mutande. Sì, anche solo le mutande bianche o nere. E poi, ovviamente, questo. Aspettate, sì, così, bellissimo. Poi. E mentre scelgo gli abiti da festa, oh ragazzi, così è tamarrissimo, vi spiego perché sono coinquilini. Ho pensato a loro come coinquilini perché li ho pensati tipo amici, amici però un po' squattrinati, potremmo dire. Oddio, non troppo squattrinati, penso che ingannerò quei soldi. Cioè, gli troveremo una casetta quantomeno decente. Sono un po' indecisa, perché quasi quasi potremmo anche metterli in una casetta abbastanza squallidina, almeno all'inizio. Forse è quello che farò. Comunque, squattrinati, hanno messo un po' insieme i soldini e hanno detto: aiutiamoci un po' a vicenda,
insomma, a trovare una casa, a trovare un lavoro e poi ognuno si farà la sua vita. E l'ho pensata un po' così la cosa. Ditemi un po' cosa ne pensate, secondo me è una bella, bella idea. Oh, guardate lui così, con gli abiti sportivi, sportiveggiare. Ah, avevo detto che aveva gli occhiali lui. No, ma sta meglio senza, ragazzi. Quindi no. Allora, ovviamente, questo che è super tropicale, guardatelo in azzurrino, poi abiti, sì, per il caldo. Per il caldo, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Guardate lui che romanticone. No, però direi anche di no. Abbiamo questi abiti già preimpostati. Vediamo se c'è qualcosa di carino. Giustamente, ragazzi, se avesse i muscoli, vedete, come questo tipo, magari anche. Ma così direi di no, non sta bene. Non gli sta. Così, magari così, perché comunque è pur sempre una famiglia, se così si può chiamare, molto estiva. Molto semplice, però forse un po' troppo semplice lui così. Non so se mi ispira completamente. Allora. Non lo so. Così magari. Guardate come sono sgnapparo. Allora, abiti per il freddo. E gli mettiamo una bella magliettina. Allora, dovrebbe esserci qualcosa. Ecco, anche lui con questa marca. Allora, no. Magari gli mettiamo tipo per il freddo una magliettina di queste. Che sono sempre quelle più nuove che sono uscite, potremmo dire. Sì, mi piace. O così. Così. Così mi sa anche un po' di tropicale, di strano. Ci piace. Allora, cioè, io poi dico, parlo al plurale, dico ci piace, ma in realtà piace a me, ragazzi, quindi insomma, ci sta, eccolo qua. Sì, bello, bello, lui è bello così, molto semplice, guardatelo qui. E questi sono abiti per il freddo, però da casa, mentre per uscire andiamo sui tipi di look, perché sì, perché ci sta, dai, tipi di look. No, per l'inverno, cioè io penso proprio per il freddo freddo, gli metterei una cosa molto molto semplice e classica, tipo questa. Perfetto, ricapitoliamo il look del nostro signorino. Quindi, abiti quotidiani, formali, certo che formali non è molto formale, ma ci sta, sportivi, da notte, da festa, da bagno, guardatelo qui, per il caldo, per il freddo, così da casa e così per uscire di casa. Oh, adesso non ci resta che scegliere i suoi tratti. Ma lui cosa farà? Io una mezza idea ce l'ho. Ed ecco qua. Allora, lui è un amante della cucina, perché sì, l'ho pensato tra i fornelli. Voglio che lui sia uno chef. È un'aspirazione che non faccio da un po' e non lo so, lo vedo bene. Cioè, lei una freelancer in carriera e via. Anche lui ovviamente in carriera, però ai fornelli, perché lui ama cucinare e secondo me, ragazzi, ci sta. Però lui, a differenza di lei, è un romantico, guardatelo qui, un romanticone, buon gustaio e, ragazzi, è un po' pigro. Lui non vede l'ora di andare al mare e stendersi sulla sua bella sdraio, quindi ci sta. Il nome. Per il nome punterei su un classico Mark, ecco, e quindi direi di andare, ragazzi, e scegliergli una casetta. Adesso la casa che io sceglierò non sarà quella definitiva, sarà una casetta magari che sceglieremo a Ozzy Springs. Pensavo anche a Strangerville, ma poi andando a Strangerville dovremmo comunque risolvere il mistero per, insomma, per farli vivere meglio, non lo so. Vediamo un attimo, facciamo gioca. E andiamo. Tropical, eccoli qua, due amici coinquilini e si divertiranno un sacco, pronti per andare al mare. Quindi incrociamo le dita che deve assolutamente uscire la nuova espansione o comunque game pack sulle vacanze. Avanti, speriamo che i rumors siano veri, ma altrimenti noi ci inventeremo qualcosa per farli andare comunque. Insomma, in vacanza, non preoccupatevi, ma io sono abbastanza fiduciosa, secondo me uscirà qualcosa.
Ovviamente scegliamo l'estate, partiamo con l'estate e via. Poi io ci giocherò anche per conto mio, ragazzi, perché questo sarà comunque un gameplay. Ah sì, devo cliccare qua, perfetto. Allora, anche del Sol Valley è un posto un po' così per fare fama, un po' per ricchi potremmo dire. Non ci sono tanti lotti. Però secondo me non è male, perché comunque, cioè, mi piace come luogo. È molto soleggiato, non è come Oasis Springs, però vediamo. Strangerville. Ma sono ispirata da questa qua. Andiamo, io li metto qui per ora, poi però quasi quasi, mantenendoci però nei soldi, la sceglieremo insieme. Allora. Ammobiliato, sì, direi di sì. E via. Ed eccoci arrivati nella nuova casetta, che però non resterà questa. Vorrei costruirla anch'io, diciamo, però magari potrei prenderne una dalla galleria e poi modificarla per fare una cosa un po' più semplice, insomma. Poi io, vabbè, a costruire sono, diciamo, così così, se mi ci metto ce la faccio, però insomma. C'è un po' nuvolo, devo dire, oggi, un po' di nuvolo all'orizzonte, però comunque non piove, anche perché diciamo che qui a Oasis Springs è abbastanza difficile che piova. Lei è già lì che parla con questo suo amico e sta mostrando appunto un po' di foto. Guarda dove potremmo andare in vacanza, amico mio! Bello, bellissimo posto, gli sta dicendo lui, e direi che lo faranno presto, ma per il momento hanno tante cose da fare. Vorrei anche un po' riempire il calendario perché praticamente non c'è niente, quindi dovrò aggiungere lotti, fare cose e niente, ragazzi. Io per questa puntata chiuderei qui. Abbiamo creato la famiglia, famiglia tra virgolette, perché comunque sono due coinquilini, Tropical, nella speranza che esca un'espansione a riguardo molto molto presto. Quindi ci rivediamo prestissimo, fatemi sapere se siete contenti di questo ritorno di gameplay, let's play, vedrò un po' anche magari con qualche sondaggio, un po' da quello che mi dite voi, se siete felici. Io vi saluto, un bacione e al prossimo video, ciao!